Io insegno allo Scorpion da 15 anni, ma prima ho insegnato in questa palestra per altri 6 o 7 anni, prima che lo Scorpion arrivasse in questa sede. Dopo tanti anni, è arrivato il momento di festeggiare questa società. Tanti anni di lavoro che mi auguro siano stati proficui, ma devono essere solo l'inizio di un'attività più grande e più profonda. E la nostra educazione è basata su due aspetti, quello fisico e quello intellettuale, ma non può essere un'educazione completa. Un'educazione completa comprende tre culture. È enunciato il principio delle tre culture, fisica, spirituale e morale, fisica, mentale e morale. Il principio è, cita che ho e si qui fermò, tutti insieme per progredire col miglior impiego dell'energia, cioè intelligentemente. Ciao Marino, mi sto mangiando una banana, auguri e complimenti per il benemerito che ti hanno dato. Ci vediamo prossimamente, la banana va mangiata, il resto non conta. Ciao Marino, volevo dirti che mi dispiace tantissimo di non essere presente a questo incontro dove si viene a premiare il tuo lavoro, il lavoro che hai fatto in questi 50 anni di attività, un lavoro che è stato proficuo sia per lo Scorpio ma anche per una linea regionale alla quale tu hai dato molto impulso. Complimenti ancora e auguri a tutti voi. Buona serata, buona birra. Ciao Marino, sono Massimo Cappelli da Firenze. Tanti auguri, grande, aver raggiunto un traguardo così importante. Evviva Marino, evviva la bistecca alla fiorentina. Buon giù da tutti, ciao! Ciao ragazzi, invece di farvi vedere la solita materassina piena di judoka, oggi vi mostro un po' la vista di dove sono oggi, Ekaterinburg. Che si vede appena finito l'allenamento. Marino, contento che tu sia sempre nel mondo del judo. Un abbraccio. Ciao Marino. Ciao Marino, a tua salute. In gamba. A gamba. Fai una bella lezione di lotta a terra, fai vedere chi siamo. A tutti. Che fai parte della leggenda. Come noi. Ciao. Ciao. Ci vediamo per Tinoro. Ciao. Ci vediamo per Tinoro.
Guarda, va, 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 va